fratelli bianconeri e soprattutto sorelle bianconere, hashtag attenzione, enorme, grandissima attenzione e concentrazione. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti, come se piovesse, infatti oggi piove, e la campanella. E alla fine la Juve non risponde mai, il giorno che la Juve risponderà verrà giù un acquazzone, nevica quasi in alcune parti del nostro paese, perché la Juve finalmente ha preso posizione e ha risposto al programma andato in onda su Report, che fa l'ennesima, secondo loro, virgolette, inchiesta giornalistica dopo quella sul procedimento Alto Piemonte, no? Dove la Juventus per le infiltrazioni in curva, no, criminali, era parte lesa, quindi era vittima. Dopo il caso dell'esame di Suarez, dove la Juventus è stata prosciolta da ogni tipo di accusa, adesso rifanno un'altra puntata, sempre naturalmente sulla Juve, stessi magari argomenti su altri, stiamo sempre attendendo, ma sicuramente prima o poi la farete, la fanno intitolandola Il Bianco e Nero. E allora la ricetta dell'inchiesta giornalistica, inchiesta è una parola importante, della TV pubblica è questa. Prendiamo un'inchiesta già finita sui giornali e già trattata da tutti i media, ancora non è iniziato un procedimento giudiziario. Riassumiamola con taglia e cuci un po' di qua e un po' di là. Leggiamo parzialmente i comunicati, la Juventus manda un comunicato, ma loro non lo leggono, dico solo, praticamente la Juventus dice che è innocente, lo dimostrerà, riassumendo così, mentre poi lo vediamo, è molto dettagliato e molto importante il comunicato che gli ha mandato la Juventus. Poi prendiamo un testimone non meglio identificato, lo portiamo con una voce artefatta, che dice... firmata. Quindi se non l'ha firmata il documento non esiste, tra l'altro così è, piccolo dettaglio, piccolo tecnicismo. Poi descriviamo una cena segreta, no? Organizzata a casa di Agnelli, quando questa cena non è per niente segreta, è già finita sui giornali, c'era il presidente della FIGC, il presidente della Lega, gli altri presidenti, dove parlavano del problema durante il Covid finanziario del calcio italiano, quindi... Vedi la cena segreta che avete messo in mezzo, ma fa bene anche quella. Mandiamo un inviato del programma, magari a una conferenza stampa di Mister Allegri prima di una partita di campionato, a fargli la domanda sbagliata, perché dice lei in un'intercettazione ha parlato di mercato falsato. Così buttiamo dentro anche la parola falsato, che invece lui non ha mai pronunciato. Basta leggere l'intercettazione dove Allegri dice, scusate la parola, leggo testuale, mercato del cazzo, che vuol dire un'altra cosa, vuol dire mercato sbagliato, non falsato. Coloriamola un po' con parolacce, come ho fatto io adesso, che fanno sempre bene, chiedo ancora scusa, di ADL, beh, presidente del Napoli, come può non esprimersi così, quindi in Lega sono dei morti di fame, io ho usato Agnelli perché volevano fare entrare i fondi, invece lui così non ci sarebbe stata la Superlega, quindi ho mandato avanti lui, e buttiamola lì così, facciamo passare per eroe il presidente parolacciaio d'Italia, facciamo pensare l'altro come un maniaco che pensa alla Superlega. Poi cosa ci mettiamo dentro? Ah dai, chiamiamo l'ex direttore sportivo, Paratici al telefono, e praticamente gli mettiamo dentro una parolina che lui per fortuna non ribadisce, ma dice che appunto non si sente di parlare in questo momento perché non è iniziato un processo, non si sa se e come si imbastirà, però diamogli del burattinaio, lei praticamente è qui al burattinaio. Poi mischiamo tutto il mazzo con la carta ritrovata di Ronaldo, ancora quella, già vista e rivista sui giornali, facciamo intendere che ci sia sempre naturalmente del dolo, anche quando Gravina dice che le plusvalenze, no, non sono dimostrabili, le cifre del mercato dei calciatori, e soprattutto facciamo intendere alla fine di tutto questo che i 10 anni della presidenza Agnelli sono indagati. Ma quando mai? Il risultato di tutto ciò, cari miei, qual è? Il risultato di tutto ciò è che la mattina dopo i tifosi della Juve sono imbelviti e quelle delle altre squadre hanno la solita risposta. E beh, hai visto? E beh, che cosa? Il processo quando inizierà è un'altra cosa. Per fortuna non si basa su questa inchiestuccia superficiale e fatta pure male, se mi permettete, perché le inchieste, mi hanno insegnato anni fa giornalistiche, sono serie, ci vogliono mesi per farle e si fanno in un certo modo. Il servizio ha proposto nuove ricostruzioni, commenti di questa mattina. Quali nuove ricostruzioni? Le stesse cose che avevate già visto sui giornali, le stesse, identiche. E allora la Juventus fa sapere, tramite Twitter, allegando il comunicato, che
Non è come il signor Ranucci ha detto nella trasmissione, la Juve ci fa sapere che proverà, che confida di aver agito bene e proverà a discolparsi. No, la Juventus le aveva mandato una lettera dettagliata, che è visibile tra l'altro sui comunicati, no? Rimanda ai comunicati la Juventus sul sito, tanti, ne cita tanti, come dire, se volete la posizione ufficiale della società che comunque mette nella lettera, basta leggere i comunicati, c'è scritto tutto. E allora il giorno dopo cosa fanno? Perché siccome riporta un po' bisogno di click, risponde pigliando anche in giro. Le risposte integrali della Juventus alle nostre domande possono essere visionate sul nostro sito. Allora guarda, io te lo regalo questo click. Te lo regalo perché io faccio giornalismo serio, cioè cerco sempre di informarmi da entrambe le parti e poi vi spiego non solo la mia idea, ma quello che è un riassunto giornalistico, poi ognuno che si faccia l'idea che vuole. E allora ti regalo sto click, che guarda che fai anche un autogol, perché adesso si scopre una cosa divertente, attenzione. Vediamo come la RAI si è avvicinata alla Juventus per chiederle un parere ufficiale di un'inchiesta giornalistica su report, che immagino abbiano costruito, no? Cioè, mesi, mesi e mesi, no? Non è che l'hanno fatta ieri mattina in 5 minuti, giusto? Per cui si saranno premuniti per tempo di chiamare gli ospiti o di avere i comunicati ufficiali. Gentilissimi, scrive la RAI, la redazione di Report, gentilissimi alla Juve. Vi scriviamo dalla redazione di Report perché nella prossima puntata, che andrà in onda lunedì 16 gennaio, ci occuperemo della recente vicenda giudiziaria che ha coinvolto la Juventus Football Club. Facendo seguito alle interlocuzioni avute con voi dal nostro inviato Daniele Autieri, per fornire al nostro pubblico un'informazione corretta e completa, vorremmo conoscere la posizione della Juventus riguardo la contestazione mossa dalla Procura di Torino sulle plusvalenze artificiali, vedi non sono più falsate, e la manovra salari. Inoltre vorremmo sapere la posizione della società nei confronti dell'eventuale riapertura del processo sportivo in fronte al Tribunale federale della FIGC. Vedi che sciocco, io pensavo che era già finito invece il processo. E ecco la chicca, attenzione, attenzione. Per esigenze di produzione, vi chiediamo una gentile risposta entro le 10 di domani, sabato 14 gennaio. In attesa di un cortese riscontro, ringraziandovi per la collaborazione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. Per esigenze di produzione, vi chiediamo una gentile risposta a Juventus entro le ore 10 di domani, sabato 14 gennaio. Cioè vuol dire che tu questa richiesta alla Juventus l'hai fatta venerdì, giorno di Napoli-Juve? Venerdì, non giorno partita, giorno di Napoli-Juve, tu chiami, mandi alla Juventus una richiesta di avere qualcuno che dia una risposta ufficiale per il programma che tu per esigenze di produzione devi mettere in onda lunedì e quindi venerdì, giorno di Napoli-Juve, chiedi entro le 10 di sabato mattina, entro le 10 di sabato, termine in cui, no, in quel momento immagino, no? Siamo reduci dal 5-1 con il Napoli, tu pensa, che bella allegria. Tu chiedi gentilmente entro le 10 di sabato mattina. Questo ti dà l'idea di come conducono l'inchiesta giornalistica. La risposta dettagliata della Juve a questa richiesta è la seguente, che non legge nessuno interamente. Gentile dottor Marconi, prendiamo atto della vostra richiesta e della vostra intesa. Pensa, invece che scrivere oggi è Napoli-Juve, magari se la fate lunedì prossimo ci riaggiorniamo. Gli rispondono pure. Prendiamo atto della vostra richiesta e della vostra intenzione di andare in onda con un servizio riguardante l'inchiesta giudiziaria che coinvolge la nostra società per il prossimo lunedì 16 gennaio. Segnaliamo, dice Juventus, che tale data precede di appena 4 giorni l'udienza prevista per venerdì 20 gennaio della Corte federale di appello Sezioni Unite, chiamata ad esprimersi sull'eventuale revocazione del giudizio di proscioglimento pronunciato lo scorso 27 maggio. Si tratta senza dubbio di una casualità, dice la Juve, giustamente, insomma, a 4 giorni dall'udienza improvvisamente metti in onda il servizio e chiedi velocemente una nostra presa di posizione. Quanto, e scendiamo nel dettaglio, quanto alla vostra richiesta circa la posizione di Juventus Football Club rispetto alle ipotesi di reato promosse dalla Procura della Repubblica di Torino, vi rimandiamo ai comunicati stampa della società disponibili su www.juventus.com diffusi 25 ottobre 2022, 28 novembre, 30 novembre e 2 dicembre dello stesso anno. Di tali comunicati vi preghiamo di dare conto ai vostri spettatori, come può leggersi nei comunicati, Juventus Football Club respinge fermamente le ipotesi accusatorie e rivendica la correttezza del proprio operato. Solo questo ha letto il buon conduttore, perché sai, leggersi i comunicati costava fatica e lavoro, ma quando si fa un'inchiesta,
Mica si lavora e si fatica, buttiamo quattro cose raffazzonate e riassunte qua e là, un po' come ci fa comodo. Basta leggere i comunicati. La Juventus, finché non inizia il processo, ovviamente, in attesa di esporre nel luogo giusto la sua tesi difensiva, non parla. Però ha fatto un comunicato dove spiega la posizione, basta leggere. Così come fai la voce fuori campo, no? Leggendo le intercettazioni, prendi il comunicato e lo fai leggere da qualcuno, e invece no. È opportuno sottolineare, comunque te lo scrive anche qua senza andare a ricercare i comunicati, la Juventus, che in questa fase sono a disposizione dei media soltanto documenti parziali e strumentali alle tesi dell'accusa. Peraltro le tesi dell'accusa già rigettate dal giudice per le indagini preliminari chiamato a esprimersi su alcune misure richieste dalla Procura della Repubblica, ma questo non lo ricorda mai nessuno. Una completa analisi di tutta la documentazione, composta da migliaia di pagine e di intercettazioni, non di una frase letta con la voce fuori campo, integrali le intercettazioni, migliaia, potrà essere compiuta l'analisi solamente nelle sedi competenti, secondo le regole dell'accertamento giudiziale incontraddittorio, accusa-difesa, senza rischiare di fornire un'informazione parziale e imprecisa. Ma che inchiesta è, tu che ti definisci giornalismo di inchiesta, un programma dove prendi quattro pezzi di intercettazione e li fai leggere dalla voce fuori campo? Ma che inchiesta è? Lo sai benissimo che in tribunale questo non accadrà mai, che si leggeranno tutte le intercettazioni, che l'accusa accuserà e che la difesa si difenderà, col giudice in mezzo parte terza. I processi si fanno in tribunale, non in televisione. È chiaro sto fatto? O no, paese delle banane? Anche per quanto concerne, chiude la Juventus, la giustizia sportiva, vi rimandiamo ai comunicati del 30 novembre 22 e del 22 dicembre, in attesa della prossima udienza prevista appunto per venerdì 20 gennaio, in cui confidiamo, dice la Juve, che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile o comunque respinto. Cordiali saluti, Corporate Affairs and External Communications. La Juve risponde, però le risposte vanno lette. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.